Benvenuti a tutti gli amici della Sport al 26esimo incontro di Quattro Chiacchiere con la Sport. Siamo con il gruppo sportivo CSM e con il team manager Luciano Cintioli. Ciao Luciano. Ciao Luca. Allora, la CSM attualmente gioca nel girone Svezia e la squadra è stata fondata nel 2013 ed è di Castelfidardo. Viene dalle ceneri di una precedente CSM del 2009 e precedentemente si chiamava anche Magico Caffè. E avete un palmarès incredibile perché siete arrivati 5 volte secondi in classifica, 3 volte vincenti della Coppa di Lega, 3 volte siete stati finalisti, 3 volte avete vinto la Gold Cup, i playoff, 3 volte finalista sempre dei playoff della Gold Cup, avete vinto nella finale B e campionato nazionale Xenia Cervia, un palmarès invidiabile insomma. Ci vuoi raccontare un attimo magari come è nata la squadra, un po' così insomma da una tua idea, immagino, ecco. Chiaramente è nata dalla passione che ho per il calcio, avendo giocato a bassi livelli e diciamo nella mia gioventù, quindi è nata da lì, dalla mia passione, e ho iniziato poi nella Gold Cup quando ancora si giocava a calcetto, che ancora non esisteva, addirittura calcio a sette non c'era, e ho iniziato con il calcetto, prima giocavamo a calcetto, solo una Gold Cup, e poi ho avuto la fortuna di provare il calciotto, il calcio a sette, e prima sono andato a far parte della Magico Caffè, e come giocatore, e lì non c'era una persona che guidava la squadra, che, e l'anno dopo ho preso quel compito io, e da lì ho proseguito fino ad arrivare a quello che siamo oggi. Hai avuto la passione insomma di seguire una squadra, di fare un gruppo, sì. Insomma, ecco. E spiegaci un attimo lo scudetto, magari facciamo anche vedere la maglia della CSM, la possiamo alzare così la facciamo vedere, questa è la maglia attuale. Mi dicevi prima che volevate fare anche la maglia nuova, no? Sì, sì, perché ormai è ben vissuta, anni di onorato servizio. Sicuramente. Vedo che lì ci sono gli sponsor, vuoi ringraziare magari i diversi sponsor che avete voi? Vedo qui c'è CSM, ma sì, quelli che magari vi hanno aiutato, insomma. CSM è la nostra azienda di famiglia e quindi lo sponsor principale. E poi abbiamo la giacca e il materiale Lili che ci dà un aiuto. E abbiamo l'edilizia Breccia, lo stesso. E poi abbiamo la EMC, sì, la EMC di San Paolesi, e basta, direi che li abbiamo ricordati tutti, sì. E non abbiamo fatto torto a nessuno, credo, spero di no, però questi sono i nostri maggiori sponsor che insomma aiutano, perché comunque il campionato è impegnativo, sì, è un bel campionato, ma all'inizio soprattutto è impegnativo soprattutto per noi che abbiamo la fortuna, tra virgolette, spero di non smentirmi, di giocare quasi sempre dall'inizio alla fine. Certo, perché arrivare quindi, sempre alla fine dei playoff, le fasi nazionali, la Coppa di Lega, arrivare sempre, esatto, tra le prime, quindi sicuramente anche l'impegno economico, comunque devi andare a giocare, ti devi impegnare quindi, di più rispetto a un altro. E quindi è molto impegnativo. Senti, se devi dire una cosa che hai trovato qui alla Sportware, cos'è una cosa che ti piace? Una cosa in particolare oppure diciamo come... La cosa che si apprezza di più nella Sportware, non ve lo dico per farvi belli, però è sicuramente l'organizzazione, perché in generale, sì, l'organizzazione generale del campionato, del torneo, è a tutti gli effetti paragonabile a un campionato ufficiale, anzi forse quest'anno come lo vedi Svezia, a proposito, è molto, come, io personalmente mi sembra molto impegnativo come livello, anno dopo anno è sempre cresciuto esponenzialmente la qualità e il livello del campionato. Comunque, ritornando alla domanda, l'organizzazione di tutto il torneo
perché sicuramente è una cosa impegnativa e devo dire che raramente c'è qualche momento in cui si dice ah però questo si poteva fare meglio, quest'altro si meno male, siamo umani, dai. Ecco, c'è sicuramente c'è, però c'è da dare atto che una certa serietà c'è, sì, dai. Sicuramente. E invece dal punto di vista degli arbitri come ti trovi? Dai, croce delizia di tutte le organizzazioni, no? Gli arbitri. Guarda, io in tutti questi anni e in tutte queste partite giocate abbiamo avuto come sai una marea di opportunità, di episodi, 40 arbitri e penso che anche secondo me tu personalmente ne avrai incontrati 40-50, non so, e penso che io ricordo solo un paio di volte di essermi lamentato di che oggettivamente erano cose anche documentate che c'erano stati dei però in tutte le partite che abbiamo giocato, che sono tantissime, anche a diciamo i momenti caldi del campionato, arrivando sempre comunque alle fasi finali, un paio di episodi penso che si siano, diciamo, e quindi che ritengo che il livello sia buono. Adesso devo dire anche una cosa, che tu hai una conoscenza del regolamento estrema, diciamo, una delle persone che conosce meglio il regolamento della Sportwear, sia dal punto di, non solo il regolamento tecnico proprio dal punto di vista di come ci si pone dell'arma, ma poi, come dire, tutto quanto quello che è il mondo Sportwear non è soltanto il regolamento di gioco, ma è anche tutto quello che noi mettiamo sotto il fascicolo guida, che comunque si intreccia con il regolamento di gioco per certi aspetti e per tante altre cose. È ovvio che conoscendolo a menadito credo che quasi forse lo studi, guarda, per sì, come no, diciamo, la conoscenza, è ovvio che magari potresti mettere in difficoltà, no? Magari anche una persona che sì, effettivamente penso che sarai d'accordo che a volte vi ho portato degli esempi di miglioramento vi ho messo davanti a delle cose che ancora la Sport non aveva valutato e che erano da valutare, penso che sarai d'accordo su questo. Proprio perché, diciamo, che le organizzazioni sportive viaggiano, devono viaggiare veloci per certe cose e per certe cose devono andare più lente, sicuramente per dire una cosa, per quanto giusta, difficilmente a metà stagione per esempio si cambia, sempre per l'anno dopo, a meno che non inficia, ma soltanto per alcune cose non si può cambiare a metà strada, come diciamo, si dice, ormai diciamo, ci sono alcune cose che c'entra, cambia una legge, magari dici ok ti devi adeguare perché è cambiata una legge di un certo tipo, oppure è un miglioramento che non inficia niente dal punto di vista del vantaggio e svantaggio, ma soltanto un miglioramento tecnico per così dire, allora si può fare anche subito. Però se no, se c'è un qualcosa che invece va a toccare al di là della formula di gioco, ma proprio che va a toccare come si è lavorato fino a quel momento, bisogna aspettare un pochino. Bene, per tornare al calcio giocato, chi è che invece vince il girone Svezia e la Gold Cup in generale? La Recanatese è d'obbligo, dici, come sì, è la squadra diciamo più attrezzata e con più esperienza per vincere la Gold Cup. A scanso di qualche piacevole sorpresa come magari l'anno scorso. Ricordiamo, hai vinto tu l'anno scorso. Poi ci saranno magari degli outsider, o non chiamiamoli outsider perché per esempio buona la prima, comunque è una squadra che anche loro ormai da qualche anno sono sempre lì e si stanno attrezzando sempre più per poter vincere. Sono insomma poi delle squadre giovani che stanno venendo fuori bene. Vi soffre un po', l'anno scorso hanno battuto la Recanatese e poi diciamo, come dire, avevano fatto tutto uno slancio, adesso in finale chissà, vinceranno loro. E invece sinceramente li avevo visti giocare molto bene contro la Recanatese e mi aspettavo una battaglia ben più dura contro di noi, e invece probabilmente non lo so, o soffrono il nostro gioco o è successo che magari è andata bene a noi, questo fortunatamente è andata bene a noi. E poi dicevo, tra le squadre giovani direi che o le squadre che stanno venendo fuori
metterei sicuramente la squadra con cui abbiamo giocato ieri, ottima, 360 gradi, la New Team, una buona squadra, e Evergreen pure sta venendo fuori. Quest'anno Svezia è molto impegnativo. E Green Planet lo scopriremo la prossima partita. A Green Planet lo scopriremo la prossima partita, giustamente. Che e invece tra i giocatori chi metti tra i più forti che hai incontrato? C'è un'esperienza, insomma, hai fatto centinaia di partite. Chi sono i giocatori più forti che hai incontrato per caratteristiche oppure è... Non so, dimmi tu, dai. Che... Allora, ne sicuramente dimenticherò qualcuno e me ne scuso. E gli ultimi, diciamo, più forti che sto incontrando, perché ancora ci sono, e sono Cianni della Recanatese, Mancinelli, sempre della Recanatese, hanno sicuramente l'esperienza e il piedi... Che hanno giocato a calcio. Io ho avuto diversi ottimi giocatori, li sto avendo tuttora, e che hanno fatto comunque, ad esempio San Paolesi, cioè Gasparini l'anno scorso ha superato i 400 gol. È vero, abbiamo 400 gol avete festeggiato, abbiamo fatto anche noi Luca San Paolesi sta raggiungendo anche lui questo traguardo. E direi che uno tra i più forti che ho avuto sicuramente è Paolo Menghini, ciao Paolo. Menghini, che c'era di particolare Paolo? Paolo aveva, oltre alle qualità tecniche calcistiche, e aveva un'intelligenza tattica superiore a tanti giocatori. Forse se c'aveva un po' più del fisico poteva, sarebbe stato, non dico in Serie A, ma lì vicino. Ebbene, e guarda, visto che mi hai detto di Paolo Menghini, mi sa che tu c'è un episodio molto particolare legato a lui. Purtroppo. E alla Sportler, diciamo. Purtroppo. Cioè una quando me l'hai raccontato pensavo come stai a prendere in giro, perché dico, ma non è possibile, dico, no? Ma se vuoi raccontalo pure tu. Purtroppo sì, un episodio... Fortunatamente è andato tutto bene, sì, però insomma... Sì, un episodio che in quell'anno ci ha privato... proprio prima delle finali nazionali che dovevamo giocare, del nostro miglior giocatore. E ironia della sorte, ha avuto un incidente con un arbitro. Con un arbitro nostro, infatti. Quando me l'hai raccontato dico, ma pensate, ma stai prendendo in giro? Purtroppo... Così. Invece no, è stata una casualità proprio, no, sulla strada, insomma, stradale, assolutamente fortuito. Purtroppo capitano. Questo, l'arbitro con il giocatore è sicuramente fortuito, il giocatore dall'arbitro magari chissà come dice no. Dai, una battuta, dai, sì. Giusto per sdrammatizzare, insomma, quelle casi lì, che è stato veramente molto particolare, insomma. Invece senti, tu che sei, c'hai molta esperienza, sei sempre sul pezzo nella Gold Cup, tu come la prepari la partita? Quando voi fate la preparazione, fate allenamento, come siete organizzati, diciamo, durante la stagione? Allora, noi siamo un branco di, come dire, canisciotti, sì, purtroppo sì, però tutta gente abbastanza brava e comunque responsabile, che se non è, siccome non facciamo allenamento, facciamo solo le partite. Okay. E se qualcuno non è preparato, sicuramente qualcosa fa a livello personale. Personale. Poi io come preparo le partite, io sono un po' sacchiano e le preparo in maniera... Fai dalla concorrenza, come si fede, diventa sacchiano. Sacchi, vabbè, era uno che ha smesso perché lo stress lo divorava. Io... Sei meticoloso per preparare la partita. Io sono a quei livelli. Ci pensi solo il giorno stesso? Prepari? Io comincio a preparare già la settimana prima per quella dopo. Ah sì? Sì, mi vado a studiare tutte le varie possibilità, i giocatori della squadra avversaria. Se ho possibilità vado a vedere la squadra avversaria, soprattutto se siamo
prossimi alle finali, alle fasi finali, squadre che poi incontreremo. Quindi cerco di prepararle come vanno preparate anche io. Quindi sei molto meticoloso, sì, insomma, a fare questa... E dopo, se perdi, quanto dura questa cosa? La scacci via? No, dico, se perdi una partita, dico, quanto lo scacci via? Pensi solo a quella dopo? O ci pensi al lavoro il giorno dopo? Quel traditore dell'allenatore della squadra tua del cuore. È una parola che non vorrei avere nel mio orario. Perdere. Parliamo di conti. Esatto. E no, ci sto male fino a che non arrivo alla partita. Alla partita dopo. Per cercare subito di cancellare la sconfitta. Qual è stata la più bella vittoria che hai fatto in tutti questi anni? E adesso Pippo Gasparini mi dirà a morte. A morte. Non ci siamo più con te. Pippo me la porterà a carico. È stata sicuramente la finale vinta contro di loro ai rigori. E Pippo sbagliò. Quando ha giocato contro la botte. Quando abbiamo giocato contro la botte, sì. E Pippo non sbagliò il rigore finale, quello precedente che ci ha portato alla parità. Ah, ok. E poi Dubini si fece parare il rigore da Zitti. Perché Adamo quella volta sì era in porta. Sì, giocava con noi Adamo Zitti, sì. No, a Pippo l'ha parato e a Dubini palo. E pallone attraverso la linea e fuori. Dalla posta, sì. Quella è stata, perché partita tiratina, la vittoria, quella, sì, è stata. Quella è stata molto bella. Fatto piacere, chiaramente fa piacere anche l'ultima, certo. Perché la più recente contro Buona la prima. Senti qua, visto che mi hai detto, no, che hai vinto i rigori, se ammettiamo che vai al finale quest'anno, arrivi all'ultimo minuto, stai in parità e c'è un rigore a favore. Chi lo batte il rigore? A chi lo fai battere il rigore? Non mi fa una risposta diplomatica, dai. Te dovrei dire chi se lo sente. Te dovrei dire. Però forse un giocatore che di solito ha la freddezza, la concentrazione, comunque il piede buono per calciarlo, forse Mirko Scolpati, ma ha dimostrato che le calcia sempre con una certa tranquillità e freddezza, quindi lo faresti battere a lui. Forse lui, sì. Pensa che responsabilità, se sbagli. Volevo dire Marco Sampaolesi, ma c'è un aneddoto che non sto qui a... Non lo vuoi raccontare? No. Ok, va bene. Senti, prima mi hai detto, anzi no, prima ma anche, non so, saranno 2 mesi, mi stai dicendo che mi devi dire uno scoop, ma te lo dico dopo, te lo dico nell'intervista, siamo quasi arrivati alla fine dell'intervista, mo bisogna che mi dici sto scoop, perché c'è una certa curiosità. Allora, sei pronto? Tieniti fuori. Beh, sto seduto, dai. Non... probabilmente non se ne è accorto nessuno, ma la direzione tecnica della CSM non la faccio più io. Ecco, esatto, è questa cosa. Vedi? Aspetta, dove l'hai fatta passare sta cosa? Ecco, non sono più il mister della CSM. Aspetta. Per finta questa cosa? No. Per davvero? Non lo so se è abbastanza scoop, non se... Beh, insomma, come mai questa decisione? Dice, stavo, mi consumava di tutta la cosa. Un po' come sacchi, no? Se lo dico. No, ma è solo una cosa momentanea o... Sicuramente 2019, è iniziata nel 2019 perché oramai non sono più il mister dalla partita contro New Team, e quindi è la nipotina che è arrivata, che... quella non, però non incide qua. E ormai sono 5-6 partite che non sono più, quindi un paio di mesi, da dicembre, anche prima. E com'è? Strano per me. È strano, sì. Faccio
e il manager, facciamo faccio il direttore generale, chiamiamolo così, il Ferguson della situazione, e la squadra la sta guidando Pippo. Pippo Gasparini la sta guidando, e perché poi soprattutto era arrivato il momento di dare una svolta. Noi abbiamo anche avuto un momento di difficoltà, sì, sia i giocatori che la squadra, che io pure, avevamo bisogno di una svolta, e questa ho provato. In futuro non si sa mai, no, insomma, non è... no, no, non si sa mai, certo che no. Adesso la squadra la sta seguendo molto bene. Tipo. Sì, anche perché sta andando bene, insomma. Sì, adesso. Ci stiamo riprendendo, abbiamo qualche difficoltà d'organico, qualche problema d'organico, speriamo di risolvere, però tutto sommato bene. Senti Luciano, io ti volevo chiedere anche questa, anzi te l'ho chiesto prima dell'intervista, lo chiedo a tutti prima perché magari uno può sentirsi, non sentirsi, se magari vuoi dire tu sei tanti anni, quindi conoscevi Lorenzo, Lorenzo non è il nostro Lorenzo, e se volevi dire magari qualcosa, te l'ho chiesto prima, mi avevi detto di sì, quindi sì. Mi fa piacere insomma se vuoi dire qualcosa, un aneddoto, un Lorenzo, pensiero. Lorenzo oltre che tuo era anche un nostro caro amico, e uno dei, sanno tutti che era uno dei fondatori di questo campionato, e io mi scontravo spesso con questa è una cosa che mi fa strano venire qua giù e non scontrarmi con Lorenzo, e quindi mi manca un po' questi scontri che poi erano penso sempre costruttivi, perché erano sia da parte mia che da parte sua, erano fatti per far crescere, migliorare le cose, per migliorare le cose, far crescere la sport, e questo è e ci mancherà un ricordo che avrò sempre, che... Bene, guarda, non voglio chiudere con questa cosa, mi è venuta in mente questa cosa qui, voglio chiudere con quest'altra cosa, adesso mi devi dire questa cosa, mi devi dire, tu sei anche cacciatore. Mi devi dire la caccia, quindi da un certo punto di vista, no, anzi a tutti gli effetti può essere anche, diciamo che ti voglio chiedere questa cosa in sostanza, è più facile andare a caccia di beccacce oppure è più facile a tenere un gruppo di cani sciolti come la CSM? Dimmi un po'. Bello. Ti piace sta domanda? Dai, chiudiamo con questa, dai. Non è che porti il fucile in campo, allora la caccia alla beccaccia, che è molto molto difficile, molto impegnativa, difficile. Perché richiede una prestazione fisica notevole, perché io caccio quando vado a fare la mia attività venatoria, faccio minimo 6 ore di caccia camminando su 6 ore tanto, minimo 6 ore si vanno dai 6 alle 8 ore. È tanto comunque. Quindi metti che fai poco, che fai 3 o 4 km ora, fai conti. Quindi si fanno circa minimo 20 km a giornata di caccia. Però la svolgo io e i miei cani, e oramai con l'esperienza che ho riesco a farla abbastanza bene. La squadra è più difficile. È più difficile la squadra? Sì, perché poi ogni anno c'è tutta una serie di cose, di varianti, i giocatori che hai, gli avversari che hai, la fortuna, ci vuole la fortuna, che è alla base di tutto. Puoi avere giocatori bravissimi, avversari scarsi, ma magari al momento cruciale, se non hai la fortuna, potresti perdere quella partita comunque. Sì, magari quindi penso che è anche il bello dello sport, sì, penso che sia più difficile. Bene, allora chiudiamo con questa curiosità e salutiamo tutti gli amici dello sport e Luciano. Ciao a tutti. Ciao a tutti.
Thank you.